Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Covid in Piemonte, 3 morti e 27 nuovi ricoveri. Positivi sono 372, 232 guariti, in isolamento 7.390 piemontesi. Partite con il boom e le prenotazioni dei vaccini degli over 40. L'assassinio di via Gottardo a Torino, l'omicidio di Massimo Melis. I carabinieri cercano la pistola del delitto nella Dora. ATP Finals, il giallo del furto a Medvedev, è sparito un orologio da 200.000 euro mentre giocava la finale. Ricomparso nel cuore della notte, un dirigente dell'organizzazione si era offerto di restituirlo al campione, ma è intervenuta la polizia. Blocco studentesco contro il liceo torinese Cavour. Sullo striscione l'asterisco è bruttura che uccide l'italiano e la cultura. È stato affisso l'altra notte davanti all'ingresso dell'organizzazione vicina a Casa Pound. 22 arresti tra Italia e Germania, oltre al sequestro di beni per 41 milioni di euro, il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Aosta su una presunta maxi truffa nel settore energetico. Secondo le accuse, venivano generati rincari sulle bollette. Monopattini nel Biellese, il primo morto in Italia su strada provinciale, vittima un trentenne, era senza casco, è successo a Roppolo, l'incidente in un tratto buio. Il nuovo codice, forse per una svista, consente la circolazione anche sulle grandi arterie extraurbane. Il calcio, il Torino in casa vince, ma la gente non va allo stadio, ha colpito in negativo la quota di spettatori di ieri sera, solo 7.034 paganti per la gara con l'Udinese. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.